Salve a tutte e tutti. Un altro giorno a fare la spesa e masticando una gomma da masticare come Obama. Io mi domando perché si sia comportato così, per fare pubblicità ai chewing gum o per fare vedere che anche se non, gli Stati Uniti non sono più in una posizione dominante, il presidente degli Stati Uniti si può permettere di fare quello che vuole. Comunque vi saluto ancora una volta. Sto facendo la spesa e nel video precedente avrete visto un povero uccellino che entrano molti nel supermercato e poi non riescono più ad uscire. Forse moriranno perché rimangono tutto il giorno lì, non mangiano, e questo ci fa capire come l'impatto consumistico ci abbia delle ripercussioni negative nel medio ambiente. Come la nostra vita sia distruttiva per gli animali, quei poveri uccellini che entrano nel supermercato svolazzando per il tetto, sprecano energie e non riescono più a uscire fuori, a mangiare i vermetti. Ecco, e quindi io vi farò vedere quel filmato per farvi vedere come non prendiamo delle misure per salvare la fauna e la flora, dove viviamo gli esseri umani, anzi siamo distruttivi. Purtroppo, sono le cose che capitano quando la civiltà umana va in contatto con il medio ambiente, con gli animali. Io non ho mai trovato morto nessuno nel supermercato, ma chissà forse quanti ne trovano la sera, perché entrano gli uccellini e non riescono più a uscire, svolazzano nel tetto alto, non trovano delle feritoie, delle uscite, delle finestre aperte. Beh, allora, come dire, ho già caricato ieri, se non mi sbaglio, un video che sono andato a fare la spesa e qui il vostro capitan Santen Chan carica questi altri saluti. Però io mi domando perché Obama si è messo a masticare la gomma in ogni momento, la cambiava, la sputava, ci avrà avuto 5 kg di chewing gum in tasca. Voleva fare vedere che lui può fare quello che vuole anche quando gli Stati Uniti non occupano una posizione dominante. Boh, poi un'altra cosa. Un consiglio, perché me l'ha detto un mio amico che ha visto come moriva un uccellino perché mangiava la gomma. Per favore, non sputate il chewing gum. Prendete un bigliettino, avvolgetelo in un bigliettino, il chewing gum, e poi buttatelo nel secchietto dello sporco. Questo perché? Perché parte a deturpare il patrimonio monumentale italiano, le strade, è brutto a vedersi, però soprattutto quando il chewing gum, la gomma da masticare, è fresca, l'uccellino se la inghiotte e poi gli si appiccica alla gola. E un mio amico ha visto agonizzare un passerotto perché la gomma lo ha strozzato, non riescono a mandarla giù e con la zampetta cercava di levarsela perché per loro è come un verme, una larva. Oppure lo portano al loro passerotto da mangiare il chewing gum. Quindi non sputate una gomma perché va un uccellino, la porta al piccolo e poi gli si muore, gli si strozza davanti agli occhi e soffrono molto. Oppure la inghiottono loro, i passerotti, gli uccellini, i merli, e muoiono. Muoiono o perché gli si appiccica negli intestini o perché no, non riescono a mandarla giù. E quindi fanno una morte orrenda. Quindi mi raccomando, se masticate una gomma, avvolgetela, conservate la sua stessa stagnola della gomma e un pezzettino, un fazzoletto di carta e comunque buttatela nella spazzatura. Comunque sarebbe meglio che prima la avvolgete nella sua stessa stagnola, la gomma da masticare che sputate, perché così è più difficile che un uccellino se la mangi. E poi buttatela nel secchiello dello sporco, tenetevela in tasca, perché se la buttate e poi se la mangia un uccellino. Un mio amico l'ha visto come un passerotto, sì, è morto asfissiato perché aveva mangiato una gomma secca che aveva trovato per terra. Quindi non buttate gomme, per la strada, perché possono morire i poveri uccellini. Allora, dopo questo suggerimento, vi ringrazio di seguirmi. Anche oggi un video che ho fatto in strada perché sono uscito presto a fare la spesa, il vostro capitan Santen Chan. Prossimamente farò dei video. Mi raccomando, in bocca al lupo, seguitemi in Instagram
e forse ritornerò in Google Plus e in Facebook. Ciao! Salve, sono sempre io, il vostro Capitan Santenchan. Altra fermata in un'altra parte, perché si va a fare la spesa e non sempre si incontra in tutti i luoghi quello che si cerca. Allora, altra pausa di riflessione. Oggi è domenica. Andiamo a Zonzo, andiamo a fare la spesa. C'è poco da riflettere. Ecco la mia cagnetta. Chissà che starà riflettendo. Si sta riflettendo nel vetro della portiera. Già l'avrete vista in altri video miei. La mia bella cagnetta, in qualche video, se vi piace il mio cane, lo potrete vedere comodamente, perché l'ho filmata molte volte, soprattutto nella rubrica o cartella di riproduzione Il mondo e il regno animali, e lì troverete i video dei miei cani. Per tutti gli amanti dei cani, i cinofili e le cinofile, e avrete tanta soddisfazione in guardare la mia cartella di riproduzione del mio canale di YouTube, Il Regno Animali. Volevo fare altri video sulle mie mascotte, però mi devo organizzare. Infatti, o mi filmo io o filmo loro. Beh, che dire, oggi come ieri fa un caldo bestiale. Già l'estate è alle porte, perché ufficialmente stiamo ancora in primavera. Però ha fatto tanto freddo in questi giorni che sembrava inverno. Adesso viene così il caldo di colpo che sembra estate. Magari fra meno di una settimana faranno ancora di massima 16 gradi. Quindi ci abbiamo un tempo ballerino. Non so, poi sono molto preoccupato per quello che si vede e si sente di Genova, che c'è stata un'altra inondazione, un'altra esondazione, e nessuno fa niente. Potrebbero avviare i lavori. Prima sono stati più bloccati per 30 mesi o 30 anni i lavori giudizialmente, perché c'erano delle irregolarità. Rubavano soldi in pratica, però neanche facevano i lavori. Adesso la scusa è che il cattivo tempo non permette di fare il drenaggio. I fiumi che sono stati interrati e che quindi trascinano tutti i rifiuti sottoterra e si bloccano. Adesso, come fare il drenaggio di fiumi sotterranei che sono stati diventati sotterranei per colpa dell'attività umana? Chi ha detto che era meglio coprire gli argini dei fiumi e dei torrenti
Chi ha avuto la brillante idea di costruirci sopra? Perché ogni volta che si faceva il condono edilizio si permetteva alle case che costruivano negli argini dei fiumi sotterranei di esistere? Perché bastava pagare un condono che una casa a rischio non era più a rischio? Cioè, dai il denaro e la tua casa abusiva e a rischio in un'area protetta non è più a rischio in un'area protetta e abusiva. Ma poi i danni chi li paga? Tutta la collettività, non solo chi ha la casa abusiva. Perché poi le macerie della casa cascano negli argini dei fiumi e si inonda tutta la regione perché c'è un'esondazione. Quindi la colpa non è soltanto di una cattiva amministrazione, di una cattiva burocrazia. Bisogna un po' mettersi la mano nella coscienza. La colpa è dei costruttori, dei palazzinari, dei cementaioli, dei politici, dell'abusivismo edilizio di chi ha costruito, dei politici che hanno fatto il condono per incassare soldi, magari che non andava nella regione ma in tasca loro. Ma la colpa è stata anche di chi è andato a vivere in quelle case. Magari non sempre lo sapeva che erano case abusive con il condono e costruite in aree che non erano demaniali. Ma a volte, come ha parlato qualcuno nel sud Italia, gli hanno domandato: ma perché lei sta in questa casa che sta a 100 metri dall'argine del fiume? E l'abbiamo costruita abusiva, poi abbiamo preteso il condono edilizio. Ah, e adesso che abbiamo una casa in una zona pericolosa, il comune ce la deve ripagare. Quindi, prima esigono il condono edilizio che sanno che hanno costruito una casa dove non dovevano, in un argine di un fiume. Io ho visto a Genova case che quando ha esondato il fiume stavano a 10 metri dall'argine, che in pratica iniziava a erodere. Perché quando sonda un fiume non è sonda di 10 centimetri, è sonda di 300 metri. La casa la devi costruire a mezzo chilometro o a un chilometro dagli argini di un fiume. E siccome ci sono molti torrenti, molti ruscelli da quelle parti, ci sono aree che non sono edificabili. Tu copri tutto, asfalti tutti i fiumi, i torrenti e i ruscelli, ma quando esondano da sottoterra vengono sopra. Allora sale tutto dalle reti cloacali. Ci sono state case inondate che l'acqua usciva dai sanitari, dai cessi, dai lavandini, dai pozzi neri. Allora la colpa è anche di chi consapevolmente è andato a vivere dove non doveva, ha costruito dove non doveva e ha chiesto i condoni edilizi sapendo che la sua casa l'aveva costruita male in un luogo insicuro. Certo, ci sono anche stati dei poveretti che non sapevano quello che gli vendevano, che non sapevano che la loro strada era un ruscello che hanno pavimentato, allora loro sono le vere vittime. Ma chi è andato a costruire dove non doveva la sua casa o ha comprato dove sapeva che non si doveva perché costava meno, la colpa è di tutti gli italiani, non solo dei politici o degli amministratori pubblici. Capito? È una colpa collettiva. Prima chiedi il condono, poi chiedi risarcimenti perché il fiume è esondato. Ma se è costruito nell'argine di un fiume, che ti aspetti? Il fiume, quando esonda anche per chilometri. Per quello gli indiani in Nord America sapevano dove passavano i tornado e non ci andavano a vivere. L'uomo bianco, che è cretino, invece lottizza il terreno e poi costruisce delle case dove non deve. Devo fare un video spiegando questo ragionamento, ma io credo che già si capisca. Bisogna cambiare mentalità. C'è gente che costruisce la casa dove cazzo vuole perché gli costa di meno, chiede il condono e poi denuncia le autorità quando c'è un disastro climatico perché gli hanno concesso di costruire dove non doveva. Cioè, la colpa non è sua che ha costruito, ma perché gliel'hanno permesso. Ma tu hai chiesto il condono? Invece bisogna fare come in Germania. Se solo sgarri di un metro nella costruzione di una casa, te la demoliscono e in più paghi la multa. E non c'è nessun cazzo di condono, capisci? Vabbè. Allora vi saluto. Se no il video viene troppo pesante, magari.
E poi voglio fare un vero video, questo è un video di saluto, come quello che ho fatto ieri. È parte del folklore della zona, i cartonari, gli stracivendoli, i rottamari ancora vanno. Dicevo, è parte del folklore della zona, gli stracivendoli, i roba vecchia e quelli che racimolano cartoni, bottiglie, vetro, spazzatura. Ancora vanno con carretti a trazione a sangue, a cavalli. È parte del folklore della zona. Purtroppo questo implica sfruttamento animale, ma d'altra parte è gente che è già sfruttata per conto loro, perché sono dei marginali. Vi ho voluto far vedere questa cosa qua, che non dovrebbe essere degna di un paese del XXI secolo, nel 2014. Però vabbè. Ogni paese ha i suoi difetti, ogni paese è mondo e il mondo è tutto un paese. La storia si ripete, vabbè, ma per altri video. Oggi è domenica. Oggi è domenica 16 di novembre e sono le 13:22. Come vedrete. Adesso basta, perché ritornerò a casa. Vi ho fatto pure vedere il mio cane, come sempre nei miei video. Cercateli nel mio canale di YouTube se vi piacciono i cani e condivideteli. Se vi piacciono i cani, condividete i video dei miei cani che troverete nel mio canale di YouTube. Se no, non vi piacciono i cani. Allora, arrivederci e grazie di seguirmi. Ciao, dal vostro Santen Chan. Ah.